esempio, un'altra promozione che faccio va spesso è: se compri un videogioco non te meno. È una promozione che funziona benissimo, perché arrivano sti ragazzini, li fate entrare, poi stanno uscendo, vai, no, non ho trovato niente, no, non te compri qualcosa. Ma io veramente, hai visto entrata libera all'ingresso del negozio? Non è entrata libera, perché molti negozi c'è scritto entrata libera, ma qua c'è scritto, ci sarà un motivo, o compri o te li mando dentro a cazzotti e poi te ne do altri prima che esci, se esci. Questa è una bella promozione, o compri o te meno. C'è anche la promozione comprato uno, compra due, se no te sfonno. Ma io poi, tra l'altro, le improvviso alcune promozioni, perché poi mi dicono oggi il negozio non sta a fatturare tanto, c'è la promozione, fai un preordine di una cosa che non ti serve. Che ne so, sta uscire l'apparecchio lavadenti della Wii, tu lo compri. Ma io veramente i denti manco ce l'ho. Perciò pure da questo punto di vista dovete essere pronti, ricettivi, il commercio è veloce, perciò invitate a entrare. Una volta stanno dentro, bello, o compri o non esci, automaticamente il negozio così può comunque gestire le difficoltà economiche che si creano nei giorni e garantire lo stipendio del buttafuori, che poi il buttafuori è quello più pagato nel negozio, perché comunque fa il mestiere più pericoloso il buttafuori, no? Giustamente, ma ci mancherebbe, rischia la vita tutti i giorni. Se voi ci pensate, i colleghi stanno là, freddo, caldo, neve, vento, raffiche di mitra, bottiglie, risse. Ciao a tutti, siamo qui a nuova puntata di Scuola di Botte. Allora, questa puntata è relativa al buttafuori che lavora presso i negozi di videogiochi. Ultimamente una catena importante mi ha chiamato e mi ha detto: oh Cicalo, senti un po', ai negozi nostri serve un po' di immagine, serve un po' di coordinazione, serve comunque uno che ci abbia polso, resistenza e che sappia comunque gestire gli affari. E hanno preso, iniziato a piare il buttafuori. Io sono stato ovviamente il capostipite, ma tutta la scuola di buttafuori che gestisco, la di Scuola di Botte, per chi aspirasse a far buttafuori per i negozi di videogiochi, è importante sapere una serie di cose. Innanzitutto, come dico sempre, il buttafuori ovunque va è un'attrazione, sta lì davanti, bello, in posizione, guarda tutti dall'alto verso il basso, chi sei, dove vai, che fai, controlla. Molta gente spesso e volentieri viene proprio apposta per vedere il buttafuori. Oh, andiamo a vedere quel negozio che c'è il buttafuori, perché il buttafuori è anche una figura istituzionale importante. Non a caso il buttafuori poi è quello che dà anche, riqualifica anche un punto vendita. Ovviamente il negozietto di videogiochi che non va più, che non funziona, che dicono che è scadente eccetera, mo c'è il buttafuori davanti, la gente inizia a riqualificarlo. Oh, no, ma quel negozio c'è il buttafuori, quello non ce l'ha. Poi il buttafuori ha anche un ruolo sociale, nel senso che spesso e volentieri tanti negozi di videogiochi è pieno di mendicanti, scureggioni, accattoni, gente che vi froda, gente che parcheggia male. Se vedete il mendicante, poi gli dai il cassotto, mannate via, qua ce si può stare, qua non si mendica. O compri i videogiochi o te ne vai. Se vedete quello che parcheggia male davanti al negozio di videogiochi e non va nel negozio di videogiochi, è normale che piate la macchina, la girate e la buttate fuori, sempre avvisando la persona: guardi che moglie cappotto la macchina, e gliela cappotti, capito? Ovviamente faremo anche un esame per poter fare il buttafuori del negozio di videogiochi. Eh sì, perché te ne che puoi fare il buttafuori al negozio di videogiochi e non sapere niente di videogiochi. Bisogna sapere comunque le basi di videogiochi, quali sono i giochi per menà. I vecchi Tekken, Virtua Fighter, Mortal Kombat, Street Fighter. Perché se no non puoi stare davanti al negozio di videogiochi se non sai dei giochi di botte almeno. Una cosa importante da fare all'ingresso dei negozi di videogiochi è fare anche una selezione. Eh sì, perché vi può capitare dei giorni in cui c'è tanto afflusso, iniziano a arrivare sti ragazzini, uno puzza, uno si è vestito male, un'altra si scaccola il naso, c'ha una lira, capito? Allora voi quando state all'ingresso subito, tu dove vai? Io veramente sarei venuto a vedere dei giochi. Male! Te ne vai, perché? Perché se sei venuto a vedere non compri. Devi comprare, ce li hai i soldi? Ma io veramente ci avrei 20 euro che mi ha dato mia madre. Voi ovviamente da esperti in buttafuori sapete che questo con 20 euro non comprerà niente. Perciò aria o sgommare pure a questo, no? Giustamente. Giustamente, se uno puzza, è inutile mentre entra in negozio, ma impuzzolisce il negozio, pure quello, o mandate via. Un'altra cosa importante da verificare, per esempio, sono anche le persone di una certa età che entrano nei negozi. Per esempio, ultimamente
mi stava di anche il gestore del negozio, dice guarda qua stanno avendo un sacco di adulti sfigati. Allora all'ingresso se tu vedi uno pelato, mezzo vestito in giacca e cravatta, che entra con sta borsetta, ma dove vai? O fermi, scusi, lei dove va? Ma io veramente sarei venuto perché volevo comprare un videogioco per la PlayStation 3, per la PlayStation 2. Male! Pure te fuori! Perché? Perché se tu te vieni a comprare un gioco per una console vecchia e sei vecchio, mi invecchi tutto il negozio. Perciò aria, se non capisce, al solito un bel montante sotto, lo piegate e vedete come questo capisce. Se non gli basta pure un bel cassotto testa, tanto è pelato, gli lasciate pure l'impronta, così la prossima volta si ricorda di non venire al negozio di videogiochi a comprare videogiochi vecchi, ma il discorso è che deve comprare videogiochi nuovi. Perché? Perché se non compra videogiochi nuovi non c'ha senso. Ci sono dei ragazzini che fanno i furbi, portano l'usato. Oh, guarda, io c'ho a casa una console vecchia, la vorrei portare qua là. Giustamente i ragazzi che lavorano al negozio hanno anche un po' timore di questa cosa, per questo ci sono io. Allora, alcune volte capita dei ragazzini e portano le console modificate. Arriva uno, ah ma io sta console è buona perché ci girano tutti i giochi. O pigli, gli dà la console in testa, lo sbatti per terra e gli fai la console modificata, non si ritira, gliela rompi e non gliela ridai. Altri invece vi portano la console tutta attaccata con l'adesivi, cose strane, brutte, manco quella si ritira, ho deciso così. Ma no, ma mi hanno detto che qua basta levare gli adesivi con un po' di acetone. Ah oh, qua non stiamo al centro estetico. Riporta dalla console prima che te la rompo, come ho fatto a quell'altro. Poi altri ti portano i giochi graffiati, sporchi, ditate, cose. Cari signori, quando si porta una cosa usata a pulite, niente ditate, niente graffi, niente scritte, niente adesivi. Altrimenti ve menamo e ve cacciamo. E volendo ve perquisisco e se vedrò qualcosa di illecito vi faccio pure arrestare. Ovviamente abbiamo anche istituito un database per tutti coloro che si sono macchiati di reati all'interno del punto vendita. Dai reati quelli più lievi come toccare le scatole senza comprare o provare a comprare videogiochi che richiedono un'età maggiore. Ci sono dei videogiochi di età di 18 anni, perché se sono vietati un motivo ci sarà, no? O sparano, o ci sono donne nude, o danni cazzotti, o comunque fanno cose illecite, tipo che ne so, spendi soldi e via dicendo. Allora, se sti giochi sono vietati, non li potete comprare. Se ci provate, venite schedati. Io ho tutta la schedatura, fotografia dei ragazzi, che ha fatto, quando ha fatto, perché l'ha fatto, punizione, e ovviamente c'ho proprio il casellario giudiziario di questi. Quando entrano vi posso pure bloccare. Tu dove vai? Ah, ma te sei Manfredo, dove vai? Tu l'altra volta hai provato a comprarti un gioco che dai meno 14 anni e ce n'hai 13 e mezzo. Ma io veramente mia madre era per mio fratello, non me ne frega niente. Ovi, o sbatti fuori. Ovviamente, quando lo sbattete fuori, cercate di tirarlo in mezzo alla strada, perché sennò sul marciapiede occupa spazio, poi la gente deve entrare e non funziona. Tanta altra gente, per esempio, si era macchiata di reati differenti. C'era chi aveva provato a fregarsi una scatola vuota perché a casa il cane gli ha mangiato la sua, allora voleva riaver gioco con la scatola. Questo è gravissimo. Rubare le scatole vuote è molto grave. Ovviamente controllo anche i dipendenti, perché anche tra i dipendenti ovviamente ci sta sempre qualche furbacchione. A sera li perquisisco, a mattina li perquisisco e tante volte faccio pure la perquisizione a casa. I becchi all'improvviso sono: oh, fammi salire che devo essere rubato. Un'altra cosa che bisogna fare, molto importante, è recupero crediti. Eh sì, perché viene la gente: senta, mo esce la PlayStation 16, faccia una cosa, ma la prenoti. E quello giustamente gli apre nota, pieno impegno. Certo, ti fai lasciare qualche soldo, però ovviamente io ho preso un impegno a comprare la PlayStation 16 con quello che costa, e il ragazzino se non viene più a piazza diventa un problema. Allora che succede? Questi non vengono più a riviarla, mi faccio dai nomi, vado a casa. Luigi Rossi, sono. Signora, c'è suo figlio? Guardi in cameretta, apra. Entro, vado in cameretta, ovvio. Ah oh, che devo fare la PlayStation 16? No, veramente, io non la posso più prendere perché mi hanno bocciato a scuola. Boom, cazzottone. Male, ti do un cazzottone perché ti hanno bocciato. Pa, cazzottone. Perché non impieghi più la PlayStation 16 e hai preso un impegno che non hai onorato, e poi ti porto un negozio e te ne do uno davanti al capo, così te faccio, gli faccio vedere che t'ho beccato e che mo tutta la compri. E se non la compri, altri tre cazzottoni, capito? Ci sono delle serate molto difficili, per esempio quando ci sono i preordini, una fila di ragazzini, ma anche grandi, pelati, brutti, che si mettono là davanti. Senta, io sono qui per il lancio del videogioco Mass Effect 27. Mo guardo, ma lei ha fatto il preordine? Eh no, io non ho fatto a tempo, vorrei prenderlo. No,
Aria, ci stanno prima quelli che hanno fatto il preordine, c'è una lista, perciò tu oggi non... Ma io vabbè potrei entrare almeno per... Non si entra, faccio entrare chi dico io, perché se mi entrate tutti dentro, ma tutte trovate a Pier Giovetto di quell'altro, non funziona così. Metto là, faccio appello, Luigi Antonelli, e giustamente Luigi Antonelli si presenta, tu hai fatto il preordine, sì, che gioco hai preso? Mass Effect 27, perfetto, puoi entrare. Forse. E poi chiami un altro, Carmine Badante. E questo arriva, tu guardi, si è brutto, se c'ha la faccia di quello che gioca troppo, potessi anche non dargli il preordine, sì, perché noi abbiamo anche un ruolo sociale. Come vai a scuola? Così così il gioco non vi. Ma io veramente l'avevo preordinato. Vai male a scuola, poi se ti piace il gioco dopo uno studi, non va bene. Aria, e fai sgommaccarmi le badante, capito? E fai così anche una selezione sui preordini, perché poi spesso e volentieri qualche preordino devi dare a qualche amico tuo, ti chiama, oh, a Cicaro, senti, ma io per giuretto non so uscire a preordino, lo pio io. Io volevo a qualche ragazzino, tanto questi non sono capaci, magari qualcuno va male a scuola e abbiamo risolto il problema. Dentro ai punti vendita, non è che si può fare come uno vuole, giustamente, non si può entrare col carrello della spesa, che bevande, gelati, ma manco coi fumetti, cioè, ci stanno certi. Entrano col fumetto sotto braccio, altra mano se stanno a mangiare hamburgers, una Coca-Cola. Qua, signori miei, è un luogo di commercio pulito, ordinato, non è che entrate e fate come pare, perciò sequestrate all'ingresso bevande, alimenti, fumetti, tutto quello che è, ovviamente buttate tutto, fumetti, c'è il bidone, gli dai fuoco, è risolto il problema. E bevande, è un bel problema perché intasano il cesso, se le scarichi dentro, se le butti per terra, comunque la gente l'altra volta mi è capitato 3-4 ragazzini che le Coca-Cola gli ho levato, ho scaricato lì per terra, passa la signora, casca per terra, giustamente signore, sono stati dei ragazzini, questa ha fatto denuncia a questi ragazzini, per fortuna si sono bevuti. L'altra volta c'è un problema grosso, gli hamburgers, hamburgers sono una roba che se tu gli sequestri, sei con buttarli. Passa un cane da hamburger e non vuole. Ma a me guarda pure male sto cane. Come se gli avessi dato, che ne so, uno stronzo incartato. Me guarda. Au, a cane! Aria! Perché pure attese, no? Alla fine che succede? Io sto hamburger, lo tiro in mezzo alla strada. Oh, passa un autobus, slitta, va a sbatte. Per fortuna hanno fatto causa a quello che vendeva hamburger. Poi ovviamente un'altra cosa so... quelli che entrano con i giochetti comprati da altre parti. Eh sì, perché se tu mi vai a comprare un giochetto a un altro negozio, poi vieni là. Io te lo sequestro. Ma no, ma io c'ho lo scontrino, capito? Io a casa ho piano di scontrini, mo vado per i negozi, mi frega roba, tanto c'ho i scontrini. Tutto sequestrato. Ovviamente state attenti perché quando menate ai ragazzini, che gli dovete menare perché vengono al negozio dei giochi, fanno casino, se sono macchiati di reati comunque punibili, eccetera, eccetera, la prima punizione è menaglie. Non è che gli fai, non lo fare più, sì, questi vanno ad ascoltare. Mamma ha detto non fa più, a me che me frega. Figura, mo dicono tutti i giorni e fa più le cose che faccio sempre. Allora, visto che questi ragazzini non capiscono gli emenate, alcuni sono così fedenti che poi vengono i genitori. Certe scene, ci sono venuto il padre. Senta, lei ha menato mio figlio. Manco io ho fatto finire la frase. Lei ha menato, poi gli ho dato un cassotto sotto, poi ho piegato. Chi? Chi ho menato? Io ho menato a lei. Ma perché lei è venuto qua, io in funzione della mia figura devo comunque colpirla, perché devo essere sicuro che non perpetri anche lei un reato, visto che suo figlio ha dei precedenti. E ovviamente la genetica non è un'opinione, se tuo figlio ha dei precedenti probabilmente sei un criminale del negozio dei videogiochi pure te. Il negozio dei videogiochi, a differenza delle altre aree, è soggetto a uno statuto speciale, sì, è crimine, cose che magari a un altro negozio non so crimine, che ne so, vai da Zara, ti può provare la roba, al negozio di videogiochi te la può provare la roba, che fai, ti metti a aprire i videogiochi, provi, metti dentro, ma di che stiamo a parlare? Il videogioco è lì, lindo, pinto, non si tocca, o paghi, lo porti a casa e ci giochi, forse, se me va bene. Può capitare delle volte, sempre ai lanci di questi videogiochi, che viene gente mascherata da pupazzi, quei cosi, cosplay, no? Ah, adesso lanciano il nuovo gioco di Naruto, Pushing Bam Bam Boom, Lam Bam, diverso da personaggio. Arrivano, li vedo arrivare, ma dove vai? Ma chi sei? Ma come te sei vestito? No, veramente siamo nudi per il lancio di Naruto. Ah, oh, mica stiamo alla festa da parrocchia qua. Che te vesti? Te vengo a comprare? Ma ho anche il preordine. Allora vieni a comprare il vestito normale. Ma io sono vestito da Naruto Pip. Ah, oh, n'ha capito? Ti vesti normale perché la gente si spaventa, ma... Ma poi, se te ti continui a venire così, mi tocca chiamare l'ambulanza, quella che porta via i matti, perché mi pare il matto. Una volta mi è venuto un altro vestito da robot perché lanciavano un gioco sui robot. No, io sono vestito da Titan Fallo. A parte di parolacce, perché comunque qua ci stanno i ragazzini. E poi un po' venire vestito da robot. Uno, perché non c'è mai assicurazione per i robot, caschi entra al negozio, che famo? Poi se te schiappa, dove vai? Al bagno dei robot? Ma lascia perdere.
aria. Poi magari sei magnetico, che mi smagnetizzi tutti i giochi quando entri. Perché poi questi, poi che ne so io che fai, rubi, c'hai pure le armi su sta cosa da rubo. No, ma sono armi figurate, figurate niente, tu un po' con le armi e poi entra qua dentro. E io inizio a mannarli via questi, ah, per fortuna si è sparsa la voce che sti pupazzetti possono entrare al negozio, e l'ho mannati tutti quanti via. Certe volte bisogna anche pensare in grande, a livello manageriale, butta fuori, può anche decidere, che ne so, delle promozioni, che ne so, ragazzi, se torni domani te lo regalo un videogioco, ma non glielo regalate, però questo poi torna domani. Anche all'interno del punto vendita non è infinito lo spazio, bisogna veicolare il traffico, perciò schiaffoni, spinge la gente avanti, più avanti, tanta gente si ferma a legge e scatole dei giochi un quarto d'ora. Ah, oh, non lo vedi che stai in mezzo, qua si passa, c'è sta un signore che deve andare a comprare una console, tu che stai a fare, no, io starei a scegliere se prende questo, o spingi o butti per terra, avanti, più avanti, vai a leggere più avanti, ma io poi li metti a gioco a posto dove stai, perché io poi controllo, ne vuoi mettermi in gioco da una parte, poi mi metti all'altra, mi ha preso Xbox 360, ma l'ha messa a PlayStation 3, o mi ha preso PlayStation 4, ma l'ha messa a Wii U, cioè, au, ma non ci provate, che mi mischiate la roba, poi qua è il casino, la sera vai a ritrovare le cose, giustamente, spaccate subito le mani a questi, e giustamente li mettete nel taccuino dei schedati, perché poi un altro dei reati gravi è proprio questo, gente che sposta le confezioni da una parte all'altra, che poi uno cerca un gioco e non lo trova, oppure fanno i scherzi, mettono i giochi violenti nel reparto bambini, o i giochi spogliati dentro il reparto adulti, capite? È un bel problema. In conclusione, il mondo del lavoro ormai è diventato un mondo difficile. Ovviamente oggi il mondo del commercio, uno dei suoi primi problemi, oltre alla crisi, è proprio la criminalità, perché la crisi porta criminalità, e se c'è butta fuori dentro, che ti risolve il problema della criminalità spaccandoli i criminali, tu dopo c'hai un sacco di problemi difficili, poi ti scappano i dipendenti sono criminali, quello mena, quello fa, un bel casino. Mi raccomando, puntate sul butta fuori, e voi diventate butta fuori e puntate ovviamente in un lavoro importante, perché voi mette che tua madre va di alla vicina di casa, che lavoro fa suo figlio? Mio figlio fa un scopino. Tu madre tutta fiera farà, il figlio far butta fuori, fa la sicurezza, mena!